Chiediamo la grazia di non accogliere invano la gratuità di Dio, di non scandalizzare con i nostri comportamenti da mondani o da pagani. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera di San Paolo ai Corinzi, inserita nella liturgia di oggi. Bisogna invece essere liberi dalle passioni e avere un cuore umile, un cuore mite. E lo scandalo del cristiano, che si dice cristiano, anche va in chiesa, va le domeniche a messa, ma vive non come cristiano, vive come mondano o come pagano. E quando una persona è così, scandalizza. Quante volte abbiamo sentito nei nostri quartieri, nei negozi, ma guarda quello o quella, tutte le domeniche a messa e poi fa questo, 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 questo. E la gente si scandalizza. È questo che Paolo dice, ma non accogliere in vano. E come dobbiamo accogliere? Prima di tutto è il momento favorevole, dice. Noi dobbiamo essere attenti per capire il tempo di Dio. Quando Dio passa per il nostro cuore.